Una spettatrice ha notato un rigonfiamento sul collo della giornalista televisiva di nome Victoria Price. E così la donna, giornalista di una TV americana, la WFLA, ha seguito l'indicazione della giornalista dopo la segnalazione, ripeto, su email. Così, dopo l'esame, è arrivato il verdetto. Si trattava di un tumore alla tiroide. La donna racconta su Twitter ciò che le è successo, raccontando un pezzo della sua vita privata salvata dai telespettatori. Una di loro infatti le avrebbe scritto: "Ti ho appena visto al telegiornale. Mi preoccupa quella massa sul tuo collo, per favore controlla la tua tiroide. Mi ricorda il mio collo, il mio si è rivelato essere un cancro." E così la donna ha fatto il controllo e su quel controllo è emerso che è un cancro. La stessa lo ha messo su Twitter scrivendo: "Un cancro. Sono debitrice verso uno dei nostri spettatori che lo hanno portato alla mia relativa attenzione. Il carcinoma di Victoria si stava diffondendo ai linfonodi, è stato proposto avanzato un intervento chirurgico per la rimozione del tumore. Chissà se riuscirà a rimuoverlo. Intanto però Victoria è sana e salva per il momento, perché sa che quello è un tumore, una massa tumorale." Grazie a tutti cari utenti di YouTube, il video termina qua, iscrivetevi, commentate, al prossimo video.